Con Orazio Leonforte dell'azienda Sughi del Principe. Orazio, cosa sta succedendo? Niente, sta succedendo che c'è stato un ammanco di corrente elettrica dal 7 di luglio alle 21.30 di sera. E l'indomani ho comunicato all'Enel che c'era un disagio in quanto mancava l'elettricità in azienda. E l'Enel mi ha detto che il danno doveva essere ripristinato l'indomani, invece abbiamo scoperto che sono stati rubati i cavi elettrici. Un messaggio alle istituzioni o a chi di dovere che l'azienda Sughi del Principe vuole mandare davanti alle telecamere di Sicilia News? Niente, purtroppo siamo rimasti soli. Abbiamo avuto il sindaco di Leonforte che si è interessato per quello che ha potuto fare, però a quanto pare non ha fatto eco. E il resto delle istituzioni, quale associazioni di categoria e quant'altro nell'ambito agricolo, sono stati prettamente superficiali e hanno avuto un disinteresse totale al problema aziendale. E siamo sempre in provincia di Enna, dove ci si aspetta purtroppo la manna dal cielo, ma questo in realtà non è, anche perché il resto delle aziende sono aziende sì zootecnico, hanno avuto anche loro sicuramente i loro disagi, ma ieri a quanto pare l'elettricità è arrivata a tutte le aziende tranne a noi, Sughi del Principe.